Mamma, dove hai messo le mie pillole? Quali intendi? Non avevamo detto che avremmo smesso di prenderle? L'hai dimenticato? Davvero? Già. Ma noi siamo ancora a pezzi, quindi noi ne abbiamo bisogno. Ti puoi scordare altre pillole? Devono darmi. No, che non devono. Ne ho bisogno. Ascoltami. Non provi più dolore fisico ormai. Hai cominciato a fare quella cosa con le dita che ti ha consigliato quello psicologo per l'ansia e lo stress che ti calma sotto gli occhi e sulle labbra. Suona il pianoforte, ti mette sempre di buon umore. Non ho voglia di parlarne, ho un mal di testa terrificante, quindi smettila. Chiama i dottori e dammi una mano, ti prego. Chi intende, Patel? Lui ha detto basta. Allora al diavolo Patel, fanculo Patel, chiama Goldberg o Fong. Ali, per favore, basta, mamma, chiamali, aiutami, no. Aiutami, ti prego. Hanno detto tutti basta, Patel, Goldberg, Fong e Rosenberg. Allora provo con Frommen, lui mi adora. Frommen è un ortodontista. Sì, però un tempo ci provava mentre le sue dita erano nella mia bocca. Era inappropriato, quindi è in debito con me. Ali, non mi piace come ti comporti. Quando è troppo Devi uscire da questo soggiorno, levarti quel dannato pigiama, alzare il culo e cercarti un lavoro. Sono stufa delle tue puttanate. Come se tu avessi il diritto di farmi la ramanzina sulle medicine che prendo. Si può sapere di che parli? Io parlo, mamma, del fatto che sei una fottuta ipocrita. Davvero credi che non noti quanti Xanax prendi o quanti bicchieri di vino ti scoli? Credi che sia uno zombie che non vede niente? Niente, invece io noto tutto, cazzo! Io ti vedo, quindi posso avere le mie pillole, per favore?